Gli stabilizzanti dell'umore sono un gruppo di sostanze che, come dice il termine, hanno come conseguenza del loro impiego di moderare, modificare o riportare alla norma quelle che sono le variazioni patologiche del tono dell'umore. Quindi sono farmaci che vengono usati nei disturbi bipolari, in genere nei disturbi dell'umore. Il capostipite, tra l'altro, non solo capostipite, ma tuttora attualissimo e sicuramente il più efficace degli stabilizzanti dell'umore, è il litio, che viene somministrato sotto forma di sali, vari tipi di sali, fondamentalmente in questo momento è usato come carbonato, di litio, come solfato di litio, sia nella forma a rilascio immediato, sia in forma invece a rilascio prolungato, che effettivamente le une e le altre hanno le forme a rilascio prolungato presentano dei vantaggi in termini di efficacia, ma anche in termini di tollerabilità, presentano dei vantaggi abbastanza importanti rispetto ai sali a pronto rilascio. Il litio nasce per serendipiti 60 anni fa dall'osservazione di un australiano che vide che la somministrazione di granuli di urato di litio a persone in una condizione di eccitamento più o meno grave riportava alla norma questa agitazione. La sospensione produceva, dava luogo a una ricaduta di queste forme di eccitamento, di queste forme gravi di agitazione. La rimissione del sale di litio determinava di nuovo un miglioramento del quadro. E quindi Cade scoprì che il litio era un farmaco antimaniacale. In Danimarca fece un'osservazione ancora più importante, che è questa, da cui nasce il concetto di stabilizzazione, che le persone che cominciavano a prendere il sale di litio, che nel frattempo non era più l'urato, ma era diventato il carbonato e poco più tardivamente il solfato, prendendo e assumendo il litio, non solo avevano il miglioramento della fase maniacale, ma in realtà si osservava nel tempo la riduzione marcatissima, addirittura la scomparsa anche dell'episodio depressivo, cioè le ricadute sia depressive che maniacali del disturbo erano controllate dall'uso costante di questa sostanza e nasce quindi il concetto di stabilizzazione o addirittura il concetto di profilassi, cioè l'uso del litio come antimaniacale e come profilattico di tutte le ricadute, quale si voglia, episodi maniacali o depressivi, della psicosi manico-depressiva e del disturbo bipolare, cosa che si è mantenuta inalterata nel tempo e tuttora è questa la sua indicazione, la sua efficacia è estremamente alta. Sono state poi introdotte nel corso del tempo, anche il litio è una terapia, non come la TEC per fortuna, ma è una terapia sottoposta a stigma. Le ragioni dello stigma sono soprattutto di tipo economico, perché essendo un farmaco, farmaco, fra l'altro è un sale, non è esattamente uno psicofarmaco, un sale fra l'altro molto banale, che si ritrova in natura dappertutto, è di natura economica perché è una sostanza vile che costa pochissimo, dà luogo a un'efficacia, chi la prova e chi ne ha tratto giovamento lo sa, ha un'efficacia molto alta, però produce pochissimo guadagno a chi invece vuole guadagnare molto dai farmaci. Questa ragione economica è molto incisiva, anche se ovviamente è quella meno dichiarata. Sono stati riportati contro il litio gli effetti collaterali del litio. Gli effetti collaterali del litio sono pochi, gli effetti tossici del litio invece sono molti e dipendono molto da quanto litio c'è nel sangue. Fra l'altro il litio è una delle poche cure, fra virgolette, scientifiche che abbiamo in psichiatria perché il dosaggio orale dipende da quanto ne troviamo nel sangue. Il litio nel sangue normalmente non è dosabile, quindi lo possiamo dosare solo se lo assumiamo per bocca, viene assunto solo per bocca, non ci sono altre forme di somministrazione e in base a quanto litio troviamo nel sangue attraverso l'analisi che si chiama litiemia stabiliamo la dose orale. Sappiamo quali sono i limiti minimi, cioè
quale deve essere l'alchimia per avere un'efficacia, ma conosciamo anche quelli che sono i limiti alti, cioè a quale valore non deve assolutamente arrivare l'alchimia, perché sennò vengono degli effetti collaterali più o meno gravi, per esempio a livello renale. Un'altra ragione per cui è stato contrastato è l'effetto sulla tiroide non è un effetto tossico, è dovuto a un errore, cioè dato che la tiroide produce ormone tiroideo, coniugando a una proteina una molecola di iodio, se c'è molto litio la tiroide può fare un errore e mettere al posto dello iodio il litio, e quindi poi forma un ormone che non serve a nulla, e quindi si crea un ipotiroidismo funzionale che a lungo andare, se non viene curato con somministrazione di ormone tiroideo per bocca, poi può condurre anche a lesioni organiche della tiroide. Gli effetti collaterali, in certi casi i tremori possono essere anche molto intensi e non tanto dose dipendenti, cioè verificarsi anche a dosaggi bassi di litio, e ovviamente ogni volta che c'è un effetto collaterale va fatta una riflessione se continuare, come arginare l'effetto collaterale in confronto al bilancio rischi e benefici. Cioè nel caso del litio i rischi e i benefici sono tutto spostati a livello di benefici, cioè quello che può fare il litio in un disturbo bipolare non lo può fare nessun altro farmaco. Se gli effetti, cioè i rischi, gli effetti collaterali sono tali per cui effettivamente la terapia non può essere fatta, io ho visto fare delle cose stranissime, per esempio endocrinologi che sono intervenuti senza porsi il problema del perché la persona stava prendendo il litio. Se la persona prende il litio vuol dire che c'è una malattia molto seria, perché il disturbo bipolare è una malattia molto seria, è molto infelicitante, può dare luogo al suicidio, insomma può creare grandissimi svantaggi alla vita di una persona, le dà il litio solo perché c'era un ipotiroidismo funzionale. No, l'ipotiroidismo funzionale si cura se effettivamente non dovesse essere curato, si può pensare a una sospensione della cura, ma correggere un piccolo difetto è una cosa facile, togliere un farmaco salvavita effettivamente è una decisione sicuramente molto ardua da prendere, che dovrebbe essere presa con grande responsabilità e con grande conoscenza delle conseguenze. La maggior parte delle sostanze che hanno ricevuto l'etichetta di stabilizzante sono farmaci che sono nati dalla ricerca come con l'etichetta di antiepilettici. In realtà una grande parte di farmaci che noi usiamo nella cura dell'epilessia sia dell'adulto che del bambino dà luogo anche proprio per l'azione farmacologica a modificazioni positive delle alterazioni dell'umore. Anche alcuni farmaci antipsicotici, soprattutto della serie di benzodiazepine a dosaggi contenuti, danno un aiuto o favoriscono la stabilizzazione. Fondamentalmente la stabilizzazione, quando si può, si fa col litio, per fare in modo di non arrivare a dosaggi alti di litio che potrebbero essere appunto tossici. Si usa in add-on il farmaco antiepilettico, l'antipsicotico di benzodiazepinico, e si trova un mix di aiuto che sia possibilmente tollerato, ben tollerato dal paziente ed efficace sul piano della malattia.